Oggi siamo a Sarnaglia della Battaglia per la consegna delle piante forestali e piante erbacee a 11 proprietari dei terreni nell'ambito dei paludi Sarnaglia, un intervento che porterà a un miglioramento ambientale di questi terreni nell'ambito del progetto Life Palù. Queste piante sono pronte per essere consegnate ai proprietari di terreni all'interno dei palù. La cosa avviene nell'ambito dell'azione C5 del progetto Life Palù, quartiere delle Piave, e sostanzialmente è finalizzata ad aumentare la biodiversità dei prati oggetto di intervento da parte dei proprietari e anche delle siepi. Ora sappiamo che i palù sono formati da una combinazione di prati da fieno, da sfalcio, associati a grandi frangivento, a grandi siepi campestri formate da varie specie. Allora, noi abbiamo, attraverso un bando, chiesto, interpellato i proprietari, gli agricoltori, su chi fosse disponibile e interessato ad avere delle piante adatte a essere piantate lungo le siepi, quindi ad esempio alberi, come questo frassino, okay? Oppure ad essere piantati all'interno dei prati, come ad esempio, quindi in questo caso si parla di erbe letteralmente a fiore, come questo che è un iris sibirica. Allora, lo scopo di questo intervento è di aumentare le fioriture sostanzialmente dei prati. Sono prati che di per sé hanno già alcune di queste specie, noi andiamo a aumentare le popolazioni di varie specie, una in particolare che non c'era quasi più, che è la genziana pneumonante, la genziana mettimborsa. Come si fa a fare questo intervento? Semplicemente si va lungo la siepe, nel caso della pianta forestale, si crea un buco che non deve essere grande come questo pane di terra, le piante sono fatte con il pane di terra, ma decisamente un po' più grande. La terra deve essere smossa per una specie di cubo, immaginiamo, di terreno lavorato, vangato, di circa 40x40 cm. Questo nel caso degli alberi e degli arbusti, affinché le piante, le radici si avvino bene senza incontrare ostacoli. Nel caso delle piante erbacee, come queste qui, si tratta di fare invece un buco in un cotico erboso già esistente, un prato in pratica. Un prato che quindi deve ospitare, deve avere non è necessario rompere il cotico erboso su una vasta superficie, basta fare un buco, le piante erbacee sono molto resilienti, diciamo, è opportuno smuovere un po' il terreno intorno a queste e piantarle per gruppi. Quindi nel caso delle piante forestali i cittadini le hanno già ordinate in base a quello che loro ritenevano, quindi hanno scelto le specie. Nel caso delle piante erbacee abbiamo assegnato loro, noi, delle specie che sappiamo essere autoctone, che vanno bene per i palù, e queste qui invece le piantano in questa grande superficie che ciascuno di loro ha a disposizione. Semplicemente le suggeriamo di piantarle per gruppi, non quindi una pianta, ma 4, 5, 6 piante della stessa specie. Il progetto comprende il territorio di 4 comuni che sono partner di questo progetto: il comune di Sarnaglia della Battaglia, Moriago, Farra e Vidor, di riqualificazione del territorio di questo importante sito realizzato dai monaci benedettini in passato e che ha bisogno di essere riqualificato e di ridare nuova vita a questo importante sito storico. Ora ho preso del frassino maggiore, olmo campreste, ontano nero, carpino bianco, corniolo, lingustrello, sanguinella e prugnolo. Questo per mettere lungo la siepe e lungo l'argine. E tutto ci ha influenzato leggendo il progetto già in corso e abbiamo detto no, perché non aderì. Noi già qualche anno fa avevamo in autonomia piantato qualche piantina che dopo la recuperiamo anche per fare della legna di casa e iniziato a pulire il campo perché erano inutilizzati. A complemento di questo progetto iniziato di riordino pulizia abbiamo abbracciato quello che ci ha proposto il comune. Mio padre un tempo lo affittavo e successivamente quando si è acquistato nel 63 25.000 metri, successivamente una decina di anni fa ne ho acquistato altri 12.000, quindi complessivamente ho nella zona di palù sui 38.000 metri quasi.
Le piante provengono dal vivaio di Montecchio Precalcino dell'azienda regionale Veneto Agricoltura e sono piante autoctone. La storia di queste piante è interessante perché di fatto sono partite dai palù e tornano ai palù. Noi abbiamo raccolto i semi non solo qui in realtà ma in molti siti, tra l'altro siti di interesse comunitario, quindi SIC e ZPS del Veneto. Abbiamo raccolto sia i semi degli alberi, degli arbusti, con quelli abbiamo fatto queste, le piante di questa cassetta, ad esempio questo è lontano nero, questo con le foglie ancora verdi su, ma anche semi di piante erbacee più rare. In alcuni casi ci siamo spostati, non siamo rimasti soltanto qui nei palù e nemmeno in provincia di Treviso, ma in altri biotopi interessanti della regione. Il progetto Life Palù è in una fase intermedia, adesso stanno riprendendo dopo la pausa difficile del Covid i lavori in campo e anche poi tutti gli importanti processi di partecipazione con la popolazione per arrivare al cosiddetto contratto di Palù e quindi allo sviluppo sociale ed economico di questo territorio.